Passiamo all'oggetto numero 5, positività riscontrate da ARPA Umbria per i composti perfluoroalchilici. Complicatissima questa dizione. In campioni di acque destinate al consumo umano. Prego, consigliere De Luca. Grazie Presidente, ma questa interrogazione dovrebbe interessare anche l'assessore Coletto, che dovrebbe conoscere bene l'argomento PFAS, visto che in Veneto la questione è già stata affrontata in maniera strutturale. In Veneto è stata affrontata in maniera strutturale, in Umbria invece non lo sappiamo. Abbiamo potuto riscontrare come che cosa sono i PFAS. Cercheremo di parlare in maniera estremamente semplice. Sono delle sostanze, le cosiddette sostanze perfluoroalchiliche, che vengono da processi industriali o da utilizzi domestici. Pensate, sono sostanze che venivano utilizzate e che vengono, diciamo, in questo momento la normativa europea sta pian piano cercando di superare, ad esempio nelle padelle antiaderenti. Sono delle sostanze che anche l'altra sera, in prima serata RAI, c'è stato una puntata di presa diretta che ha illustrato in maniera dettagliata quelli che sono i rischi per la salute umana relativi a questi contaminanti che hanno la particolarità di essere chiamati come inquinanti eterni. Inquinanti eterni perché nei fatti sono estremamente, diciamo, duraturi e difficili da risolvere. ARPA Umbria, a seguito, diciamo, di, abbiamo parlato prima della normativa europea, normativa nazionale, ha effettuato una campagna di monitoraggio sulle acque superficiali, sulle acque sotterranee e anche su alcuni pozzi di acque idropotabili, quindi destinate al consumo umano, riscontrando positività in maniera diffusa su tutto il territorio regionale. Ci sono delle particolarità importanti, come viene illustrato all'interno delle conclusioni. Ad esempio, nel bacino del fiume Nestore e dei suoi affluenti sono state costantemente riscontrate elevate concentrazioni di acido perfluoro ottansolfonico, unico tra i composti PFAS individuati, ma che hanno quindi dimostrato come, diciamo, questo sia presente all'interno delle acque superficiali. Poi questo monitoraggio si è svolto anche all'interno, diciamo, con una piccola paginetta viene illustrato come tra le 100 stazioni della rete regionale oggetto di controllo dei PFAS nel periodo 2018-2022, 36 risultano rappresentativi di risorse idriche per usi idropotabili in capo ai gestori. Presso questi punti sono state effettuate nel periodo 2018-2022 oltre 1.470 determinazioni complessive e sono state riscontrate 89 positività, pari al 6% del totale. Rispetto alle positività, non viene enunciato all'interno di questa relazione di quale concentrazione stiamo parlando. La concentrazione limite all'interno delle acque superficiali, ad esempio, scusate, devo leggerla perché stiamo parlando di argomenti abbastanza complessi, per quanto riguarda l'acido perfluoro ottansolfonico e dei suoi sali, ad esempio abbiamo una concentrazione di 36 microgrammi litro nelle acque superficiali. Per quanto riguarda invece le acque idropotabili,
destinate al consumo umano, ovvero l'acqua che esce dai nostri rubinetti. Abbiamo un limite di PFAS totale, quindi la somma di tutte le sostanze polifluoroalchiliche riscontrate all'interno, diciamo, di queste analisi deve avere 0,50 microgrammi litro. Quindi comprendete bene come parliamo di un rapporto estremamente più basso, e che la somma di tutti i PFAS, quindi di tutte le tipologie di sostanze polifluoroalchiliche, deve essere 0,10 microgrammi litro. Ora, all'interno di questo report non viene citata, diciamo, ripeto, un report, non vengono citate i dati puntuali delle concentrazioni riscontrate. Nelle prossime ore andrò direttamente in ARPA e chiederò un appuntamento per avere i dati di queste analisi. Alla fine, nella conclusione di questa relazione, che ognuno di voi può scaricare dal sito dell'ARPA, si legge che in relazione alle nuove richieste normative inerenti alla ricerca dei PFAS nelle acque destinate al consumo umano e alla luce delle positività rilevate in alcuni punti di captazione già inclusi nella rete di controllo della qualità ambientale, appare fondamentale ampliare il quadro conoscitivo sulla presenza di queste sostanze nelle risorse idropotabili regionali. Parliamo dei pozzi di Raggio a Gubbio, i pozzi di Argentello a Narni, Pozzo Cerasola, San Martino di Terni, Fontana di Polo, già nota alle cronache per decenni per la contaminazione da tetracloroetilene e già potabilizzata attraverso dei filtri proprio per questo. Parliamo del pozzo di Ospedalicchio di Bastia Umbra, non vengono determinati, ripeto, i livelli di concentrazione di PFAS, non vengono esplicitati all'interno di questa relazione. È evidente come sono passati 2 anni, concludo Presidente, da questa relazione, e noi riteniamo assurdo che all'interno del dibattito pubblico e all'interno delle azioni da parte dell'assessorato non abbiamo mai avuto contezza o nota, diciamo, di informazioni pubbliche su questi argomenti, che sono dalla convenzione di Aarhus in poi di assoluta, diciamo, necessità di trasparenza e chiarezza. Ripeto, l'assessore Coletto in Veneto ha conosciuto bene questa tipologia di contaminazione. Quindi noi vogliamo sapere se le acque dei rubinetti hanno una concentrazione e quale, diciamo, hanno la presenza positività, vogliamo sapere con quale concentrazione, scusate, e quindi interroghiamo la giunta regionale per sapere quali siano le azioni messe in campo e quelle che si intendono intraprendere a seguito delle positività riscontrate da ARPA Umbria per quanto riguarda i PFAS, sostanze perfluoroalchiliche, in campioni di acque destinate al consumo umano rilevate diffusamente nella conca ternana e nei punti di captazione Ospedalicchio di Bastia Umbra e nella località Raggio del comune di Gubbio. Nella fattispecie, se i gestori e ASL siano stati prontamente ragguagliati da ARPA e se dai primi prelievi del 2018 i cittadini utenti abbiano avuto alcuna informazione in merito, considerando che questi pozzi, oltretutto, sono una piccola parte di tutta la rete regionale. Prego, Assessore Morroni. Grazie, Presidente. Consigliere De Luca, il monitoraggio delle sostanze cosiddette PFAS nella Regione Umbria è stato avviato nel corso del 2017 su sollecitazione del Ministero dell'Ambiente nell'ambito di una campagna di screening nazionale coordinata da ISPRA a seguito delle evidenze emerse in altre aree del territorio nazionale. Le attività di controllo a scala regionale sono state poi progressivamente sviluppate ed ampliate anche nell'ambito di specifici accordi di collaborazione tra Regione Umbria ed ARPA Umbria, in conformità alle richieste normative in materia di valutazione della qualità ambientale ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, che da anni prevede il controllo di queste sostanze nelle acque
superficiali e sotterranee. Le attività svolte includono il campionamento e la determinazione analitica delle principali sostanze perfluoroalchiliche secondo le frequenze stabilite dalla norma, su una rete di monitoraggio appositamente progettata che interessa tutti i principali corpi idrici superficiali e sotterranei della regione. In tale contesto si segnala che per le acque superficiali la rete di controllo dei PFAS ampliata nel 2023 si compone attualmente di 18 punti di monitoraggio localizzati nei principali corsi d'acqua regionali e che vengono campionati con frequenza mensile. Per le acque sotterranee viene effettuato annualmente il monitoraggio dei punti che hanno presentato positività pregresse per queste sostanze e contestualmente viene portato avanti lo screening di corpi idrici non monitorati in passato. Dal 2023 inoltre, con la messa a punto dei metodi analitici, tutte le determinazioni vengono effettuate internamente all'Agenzia presso il laboratorio di Terni. I dati raccolti vengono utilizzati ai fini della classificazione dello stato di qualità ambientale delle acque di cui è il decreto legislativo 172 del 2015 per le acque superficiali e il decreto ministeriale 6 luglio 2016 per le acque sotterranee e sono oggetto di trasmissione e comunicazione periodica sia attraverso il portale agenziale sia attraverso gli enti locali regionali, nazionali ed europei competenti in materia ambientale. Le classificazioni elaborate in questi anni hanno evidenziato una completa conformità ai limiti normativi ambientali per le acque sotterranee, mentre per le acque superficiali i dati finora raccolti evidenziano una presenza significativa di diversi composti perfluoroalchilici in tutti i corsi d'acqua indagati e alcune criticità legate al superamento dei valori limiti per il parametro PFOS, che è l'acido perfluoro-ottansolfonico. Tali valutazioni di conformità ambientale, benché interessino alcune delle principali risorse idropotabili regionali, non vanno tuttavia intese come una valutazione delle condizioni di potabilità delle acque, dal momento che il prelievo dei campioni per il monitoraggio della qualità ambientale è sempre effettuato a monte di qualsiasi sistema di trattamento e quindi a monte dell'eventuale immissione in rete delle acque prelevate. Ciò nonostante, in virtù del principio di precauzione, al termine di ogni campagna di monitoraggio della qualità ambientale è consuetudine dell'Agenzia confrontare tutti i dati raccolti anche con i valori limite previsti per le acque potabili. Qualora dal monitoraggio ambientale emergano condizioni di criticità legate al superamento di tali limiti per uno o più parametri in uno o più punti di controllo, l'Agenzia effettua poi una tempestiva comunicazione agli organi sanitari competenti, quindi unità sanitarie locali e comuni, per l'adozione delle eventuali misure di protezione secondo una procedura agenziale condivisa e certificata in qualità ormai in essere da molti anni. Con riferimento specifico alle sostanze perfluoroalchiliche, occorre richiamare il fatto che solo con l'emanazione del decreto legislativo, il numero 18 del febbraio 2023, sono stati introdotti specifici valori limiti normativi per queste sostanze nelle acque potabili che le autorità ambientali e sanitarie e i gestori idropotabili sono chiamati a garantire a far data dal 12 gennaio del 2026. Alla luce del recente quadro normativo, a partire dal 2023, anche i dati degli PFAS raccolti dall'Agenzia del Monitoraggio Ambientale sono stati confrontati con i nuovi limiti e non sono stati rilevati superamenti. Si ritiene però opportuno precisare che sempre in virtù del principio di precauzione e consapevoli dell'importanza della problematica legata ai nuovi contaminanti emergenti, in questi anni l'Agenzia ha comunque mantenuto alta l'attenzione sui composti che hanno evidenziato anche solo presenza in tracce, ovvero concentrazioni superiori alla capacità di rilevazione degli strumenti analitici, ma inferiori ai valori limiti normativi.
In quest'ottica, tutti i rapporti elaborati dall'Agenzia contengono approfondimenti specifici che evidenziano con chiarezza sia il contesto normativo di riferimento, sia la differenza tra analisi di conformità ai limiti e analisi delle positività. Tutti questi elementi rappresentano infatti una base informativa utile alla valutazione delle condizioni di rischio delle risorse idriche che la norma affida alle autorità ambientali e sanitarie, indispensabile per la programmazione delle future attività di monitoraggio e di controllo. In merito alle comunicazioni effettuate si fa presente che già a partire dal maggio del 2018, con le prime evidenze dei risultati dello screening nazionale che interessavano appena 10 punti di campionamento delle acque superficiali e sotterranee, ARPA ha provveduto a comunicare via mail al gestore SI le positività rilevate presso uno dei punti campionati nell'area della conca ternana, specificando tuttavia che i risultati analitici evidenziano la presenza di alcune sostanze perfluoroalchiliche, anche se tutte al di sotto dei limiti normativi indicati nel decreto ministeriale del 6 luglio del 2016. Successivamente, sempre in un'ottica di condivisione e collaborazione, il primo rapporto di sintesi elaborato dall'Agenzia sul tema delle sostanze perfluoroalchiliche, il monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche nelle acque superficiali e sotterranee della Regione Umbria nel periodo 2018-2021, è stato trasmesso alle autorità competenti, quindi Regioni, Unità Sanitarie Locali, AURI, nel mese di giugno 2022, pubblicato nel portale dell'Agenzia. L'aggiornamento successivo, facente riferimento al periodo 18-2022, è stato elaborato sulla base dei dati raccolti fino al 2022, è stato poi nuovamente trasmesso su richiesta specifica dell'Unità Sanitaria Locale Umbria 2 e ripubblicato nel portale agenziale nell'agosto del 2023. Infine, le principali risultanze emerse dal monitoraggio 22-23, ivi inclusi i risultati di un'attività sperimentale di ricerca degli PFAS nelle acque reflue urbane e industriali, sono state trasmesse alla Regione Umbria nell'ambito della rendicontazione dell'accordo di collaborazione di quella delibera della Giunta regionale, la 730 del 2022. L'analisi approfondita dei risultati del monitoraggio svolto nel triennio 21-23 sarà inoltre oggetto di un nuovo rapporto tematico, attualmente in fase di elaborazione. Tutti i dati raccolti fino all'anno 2023 in tutti i punti della rete di controllo sono comunque già disponibili e scaricabili dal portale agenziale nella sezione approfondimenti delle pagine relative alla qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee. Infine si segnala che l'Agenzia, insieme alle altre autorità ambientali e sanitarie, collabora al progetto recentemente avviato dalla Regione Umbria nel corso del 2024 con la supervisione del Ministero della Salute e il coinvolgimento attivo dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA, per la valutazione dei rischi di esposizione ai PFAS della popolazione nel sito di interesse nazionale Terni Papigno, Conca Ternana. Grazie. Grazie Assessore Morroni, do la parola al Consigliere De Luca per la replica. Prego. Ma vede Assessore, lei beverebbe un bicchiere d'acqua che è a norma di legge fino al 2026 e poi dal 2026 no? No, non lo beverebbe. Quindi io le chiedo, per quale motivo nella risposta a questa interrogazione non mi ha fornito un dato? Ha riportato e rimpallato i limiti di legge, chiederemo ovviamente tutta la documentazione inerente alla sua risposta. Quando ha parlato della positività che è stata, diciamo, riscontrata nella conca ternana e segnalata ai gestori, risento bene o leggo quello che ha scritto, o quello che, diciamo, legga quello che ha detto, si è parlato del limite indicato dal decreto legge del 2016, significa che si riferisce al decreto legge
sulla conformità ambientale, non sulla conformità uso umano, perché la conformità uso umano è del 2023. Quindi non mi faccia questi giochetti, perché stiamo parlando di salute umana. Quindi se lei mi parla di decreto ministeriale invece che decreto legge, mi sta prendendo per i fondelli e io non lo permetto. Lei doveva fornire dei dati, non li ha forniti. Quindi come il negazionista non lo fa. Come il negazionista non lo fa. Io voglio sapere i dati. De Luca, non sono questi i dati da utilizzare in aula. Quindi, per favore, lei assessore avrebbe dovuto dirci questo. Ha parlato del decreto ministeriale del 2016 che concerne le conformità per quanto riguarda le acque superficiali, che sono 360 volte superiori a quelle per uso umano. Quindi io pretendo di sapere questi dati.